Ciao piccini cosmici e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia ai tempi della filosofia. L'argomento del momento, come sapete praticamente quasi tutti voi che vi occupate di astrologia, insomma siete interessati all'astrologia, siete dei fan di questo argomento, di questa visione, l'argomento del momento è Plutone che è entrato in acquario, ne parlano tutti. Un po' ho già detto alcune cose, ognuno dice, ogni astrologo più o meno, cioè improvvisato o meno, cioè, perché ci sono anche quelli un po' improvvisati, oppure che non sono improvvisati, ma che dicono le cose in un modo, dal mio punto di vista, perlomeno molto, molto strano, che io non sono d'accordo con tutti, non si può essere d'accordo con tutti, naturalmente, purtroppo, sarebbe bello andare d'accordo tutti insieme come vuole l'acquario, no? L'umanità che si unisce, ma non si può essere d'accordo con tutti, lo dico così un po' tra parentesi, ma non è questo il punto. Non è questo il punto. Allora, Plutone in acquario, che è entrato un attimo fa, praticamente domenica scorsa, il 21, durante la notte, di notte come la Befana che viene di notte con le scarpe tutte rotte, è arrivato Plutone, è entrato in acquario. E tra l'altro è iniziato anche l'acquario, nel senso del segno dell'acquario, è finito l'inverno, quello più specifico, che è quello del Capricorno, e siamo entrati nel cuore dell'inverno. Ora, se pensiamo al cuore dell'inverno, ok, è il cuore dell'inverno, quindi dovrebbe essere la parte, diciamo, più sostanziosa, più reale dell'inverno, però dal mio punto di vista, e credo che possiate essere anche d'accordo anche voi, il segno più invernale di tutti è il Capricorno, per vari motivi. Da un punto di vista stagionale è assolutamente così. Tenete conto del fatto che l'astrologia, io questo l'ho ripetuto tante volte, prendo spunto certo dalla mia maestra, Lisa Morpurgo, l'astrologia è molto legata alla natura e soprattutto al ciclo di crescita, maturazione, del frumento. Ora, se teniamo conto del chicco di grano, qui sotto il segno del Capricorno, cosa c'è? Il chicco di grano, il seme che sta sottoterra, immobile. Immobile come il motore immobile di Aristotele, lo dico così, eh? Che direte cos'è sta roba? Se avete studiato un minimo di filosofia lo sapete, probabilmente molti di voi lo sanno, ma insomma il motore immobile, cioè una sorta di divinità che sta lì e attorno a cui si muove tutto. Per esempio Dante aveva questa visione aristotelica, c'era la Trinità per lui alla fine, ma quello era il motore immobile. Il motore immobile sta lì in fermo e attorno al motore immobile si muove tutto. Lo cantava anche Battiato, no? C'è una canzone in cui dice ci sarà pure un motore immobile. Lo dice così, ci sarà pure un motore immobile. Bellissimo, no? Emozionante quando dice questa cosa. Comunque, il motore immobile, il seme che sta sottoterra, il periodo del Capricorno è molto statico, fermo, siamo nell'inverno. Certo, le stagioni sono impazzite, possiamo ancora ragionare come prima? Sì, abbastanza. Diciamo che l'astrologia conserva tutti i significati. Questo sarebbe anche un discorso da fare. Se le stagioni cambiano tantissimo, cosa bisogna pensare poi dell'astrologia? Questo è un argomento, ma ci penseremo più avanti. Per intanto diciamo che l'astrologia è molto schematica, tiene conto degli equinozi e dei solstizi e tutto rimane lì piuttosto stabile. Probabilmente rimarrà stabile per sempre, anche quando le stagioni saranno totalmente impazzite. Se andiamo avanti così sarà così. Ma chiudiamo la parentesi. Comunque, siamo passati dal Capricorno all'Acquario. L'Acquario perché è meno inverno in un certo senso? Ma perché se qui è tutto immobile, fermo, sotto il segno dell'Acquario c'è un'esplosione. Pensate, il segno opposto, il Leone. È interessante guardare gli opposti, perché il Leone è il segno del domicilio doppio, del domicilio unico del Sole. Quindi di Ra, come dicevano gli egizi, no? Ra, i raggi del sole, che partono da qua. E invece qui che cosa abbiamo? Le radici. Abbiamo il seme, che sta sottoterra, il chicco di grano che mette fuori un sacco di radici. Quindi una sorta di sole sotterraneo. Queste radici poi sono come le braccia di una divinità tibetana, esiste, no? Che ha tante braccia e cosa fa? L'acquario prende da tante fonti diverse, da tanti scenari diversi, questa possibilità immensa di appropriarsi di tanti scenari, di tante cose, per nutrire costantemente
in work in progress la sua identità, che in un certo senso non ha, perché il Sole, l'identità nel Leone è fortissima, nell'Acquario non c'è, in un certo senso, perché il sole qui è esiliato, però c'è nel work in progress, cioè c'è nel fare tante cose, nel prendere da tante fonti, nell'appropriarsi di tante idee e di farle convergere nel proprio io. E questo è il bello dell'Acquario, non è che non ce l'abbia l'identità, ce l'ha, ma strada facendo, andando in avanti, evolvendo, cambiando, mutando, trasformandosi. Questo è tipico dell'Acquario, che guarda sempre il futuro, non sa che cos'è il futuro, nessuno di noi lo sa veramente, neanche gli astrologi, neanche tutti questi Nostradamus che dicono di sapere il futuro. Possiamo dire delle cose, certo, ci sono delle tendenze, possiamo immaginarle, ma anche tutto quello che sta accadendo adesso non è che possiamo capirlo fino in fondo. Comunque l'Acquario guarda verso il futuro, certamente. Ora, gli argomenti che riguardano l'Acquario e questo Plutone sono tanti. Ora, una cosa è Giove, che amplifica in senso positivo, un'altra cosa è, non so, un Saturno che ha un altro senso, no? Che toglie, che restringe. Plutone è un pianeta particolare, legato al, come tutti naturalmente, particolare, Plutone particolare, legato all'oscurità, se vogliamo, e per quello qualcuno vede delle cose nefaste. Plutone, Ade, il dio degli inferi, non è il dio degli inferi, per gli antichi tutte le divinità erano uguali, facevano tutte paura, anche il sole Apollo fa paura con quella sua luce dispiegata, terrificante, che ti abbaccinante, che ti paralizza, no? Che ti sfarina proprio, no? Come la bomba atomica. Non è detto che Plutone sia così terribile. Plutone in realtà ha un significato bello, no? Plutone è P come psiche, come dicono i greci, cioè è l'inconscio, il mondo interiore, è il pozzo, il precipizio, quello che c'è dentro di noi. Da lì noi continuiamo ad estrarre questo petrolio, no? Lo portiamo a galla e lo trasformiamo, diciamo, in plastica colorata, così. Naturalmente la plastica ha tante ripercussioni negative, anche il petrolio ce l'ha avuto, però pensate al petrolio, Plutone e petrolio, che questo, anche questa sedimentazione di così, che per cui ci sono voluti milioni di anni, no, per ottenerla, animali, dinosauri, piante della preistoria, tutto si è accumulato e poi è diventato il petrolio. È una cosa anche simbolicamente molto misteriosa, se volete. Lì c'è un sacco di, ci sono un sacco di informazioni che arrivano dal passato e poi noi abbiamo utilizzato il petrolio per fare la nostra civiltà, per certi versi, no? Perché vi racconto tutto questo? È simbolico, no? Ci sono dei legami, cioè Plutone è anche questo, naturalmente dovremo smettere di usare il petrolio per forza, perché non ci sarà più, non c'è più a un certo punto, ma anche perché alla fine è estremamente dannoso. Ma se pensiamo al petrolio, questa oscurità è quella di Plutone. Plutone è un dio che non è Satana, non è Belzebù, non è un diavolo. Questa è una nostra idea cristiana, lo dico riprendendo un po' l'argomento del video che avevo fatto in diretta. Plutone ha un suo significato che riguarda il mondo interiore, tenete conto di questo. Vabbè, potrei spiegarlo in tante altre maniere, magari ci ritornerò. Mi metto questo, eventualmente no. Così, se no, ecco, se faccio così non appaio più serio, no? Faccio così. Dovrei essere più serio. Così, e parlare di diavoli, così. Così ci sono tanti follower. No, non voglio parlare di diavoli, né di demoni, né del golpe di cui parla una certa tizia, che ci sarà, cioè, cose che si immagina lei, non so, in una sua visione, se la sarà sognata di notte, no? Ha mangiato la peperonata, poi si sveglia il mattino e dice, ah, ci sarà un golpe, ci saranno i diavoli che attaccano l'Olimpo e spodestano Zeus, non so, discorsi veramente assurdi. Ma lasciamo perdere, cioè, è che ci viene io, perdonatemi, Allora, ci sono tante cose da dire a proposito di questo Plutone e piano piano le potrò dire. Allora, Plutone, l'Acquario. Plutone è creatività, che si relaziona all'Acquario, che è un segno tecnologico, quindi tecnomagico. Quindi vediamo come si associano questi due aspetti, questo è importante. Si può approfondire il discorso? Assolutamente sì, anche in un modo, diciamo, filosofico. L'ho trattato un pochettino, ci tornerò.
Un altro argomento potrebbe essere quello che tanti prendono in considerazione, tanti di voi, ne sono certo, pensano, beh, l'acquario è il segno dell'umanità, degli esseri umani, della tolleranza, dell'apertura verso gli altri, della mentalità aperta, della mente che si apre a quello che gli altri pensano che non siamo noi per forza. Infatti nell'acquario il sole esiliato, quindi non voglio impormi, voglio ascoltare cosa dicono gli altri. Anche questo fa parte di questa situazione, Plutone in acquario, no? Quindi l'aspetto della relazione con l'umanità, la gente. C'è l'aspetto dell'idealismo, l'acquario è un segno legato a Nettuno, Nettuno esaltato, Nettuno rappresenta anche i grandi ideali, le grandi sensazioni, le intuizioni fenomenali e quindi c'è anche l'aspetto dell'idealismo. E anche delle intuizioni incredibili. Se mettiamo insieme la creatività di Plutone con Nettuno, che rappresenta il cielo, insomma, abbiamo dalla parte il precipizio e dall'altra parte il cielo, Nettuno, che guarda verso le stelle in un certo senso, anche se Nettuno è il dio dei mari, però c'è questo simbolo, vedete, il tridente, che c'è Nettuno che esce dalle profondità, lo fa uscire dalle acque e lo punta verso le stelle come un'antenna, e quindi arrivano tante informazioni dal cielo, dalla volta stellata, e queste poi si confondono, si uniscono, si relazionano a Plutone che è entrato in acquario. Anche questo è un altro argomento. Poi c'è l'argomento della libertà, l'acquario è un segno estremamente legato alla libertà. Poi la rivoluzione, revolution, Jean-Michel Jarre, c'è una canzone, c'è una sua, non so se conoscete Jean-Michel Jarre, c'è quella musica elettronica della Vergine, revolution, e tutto cambia, continua a cambiare, ascoltatela che è interessante, questa canzone revolution, io tante volte l'ascolto perché è interessante, dice sex, no sex, non so, computer, no computer, cioè lo dice così in un modo proprio, in un certo modo, proprio da Vergine, un po' schematico, un po' meccanico, dove c'è effettivamente il fatto che le cose girano e l'acquario effettivamente porta delle rivoluzioni. Allora, si parla tanto adesso di questa cosa, la rivoluzione francese, poi c'è stata l'indipendenza americana, poi che ne so, ci sono altre cose, Dante che ha scritto con Plutone, insomma ci sono con Plutone in acquario, insomma ci sono varie cose, no? Certamente, certamente, però il passato è il passato, no? Ci sarà una nuova rivoluzione francese, insomma. Quella proprio in francese no, o forse sì, vedremo, qualcosa succederà. Gli astrologi, anche in positivo, quelli più bravi, dicono: ma deve succedere qualcosa di nuovo. È probabile, no? Ma del resto potrebbe sembrare anche un po' banale, perché qualcosa di nuovo succede sempre, cioè le rivoluzioni ci sono sempre. Non so, se pensiamo alla tecnica. Questa tecnologia che noi abbiamo, beh, è una grande rivoluzione rispetto al passato, agli anni Ottanta, ma c'è stata prima di Plutone in acquario. Quindi non bisogna neanche, non so come spiegarlo, non bisogna neanche esagerare, no? Dire ah, adesso succederà, perché agli astrologi piace, no? O essere potenti a dirvi delle cose oscure, oppure dire oh, adesso. Però questo non vuol dire che non succederà niente. Bisogna avere un equilibrio, eh? Spero di spiegarmi. Comunque, sì, qualcosa succederà, va bene. E poi tutti siamo sempre proiettati verso il futuro, vogliamo sapere cosa accadrà. In realtà nessuno lo sa, nessuno lo sa. Come si dice nella Bibbia, neanche gli angeli sanno quando sarà il giorno della fine, lo sa solamente Dio, il buon Dio. Vabbè, ma noi che non siamo Dio e che non siamo neanche angeli, siamo qui a guardare tutte queste cose. Ora, io cercherò di trattare questi argomenti, penso, così. Ogni volta in un video, per esempio l'aspetto della tecnica, quello della libertà, quello della tolleranza, quello della rivoluzione, vedremo, racconterò le cose in varie sfaccettature perché questo so che interessa. Per intanto, di cosa vi parlo? Vi parlo un pochettino di quello che c'è adesso, tanto mi sto allontanando, dite, vabbè, questo sparisce. Ma sono di nuovo qua. Allora, vi racconto un pochettino. Io ho rotto abbastanza le scatole con questo mio discorso iniziale, lo so, spero di no, non troppo. Vi racconto un po' di certe dinamiche, così diciamo umane, che riguardano tutti noi, questo tipo diciamo, di influenza, fra virgolette. Allora, torniamo proprio così, a come sono i pianeti. Alla fine si tratta.
semplicemente alla fine di Plutone che è entrato in acquario, che ci starà per 20 anni. Plutone che sta qui, è entrato il 21 ed era entrato anche l'anno scorso, era già entrato l'anno scorso, quindi qualcosa si sarebbe già dovuto manifestare. Cosa è successo veramente lì bisogna vedere, ma insomma rimane il fatto che Plutone è qui all'inizio dell'acquario e c'è anche il Sole adesso, questi due pianeti sono congiunti e sono qui. Tenete conto che durante quest'anno Plutone non è che si schioda più di tanto, sta qui proprio all'inizio dell'acquario, e quindi non è che copre tutto. Naturalmente ci starà per 20 anni. Se uno nasce adesso avrà Plutone in acquario, il bambino, la bambina che nascono in questo momento hanno Plutone in acquario, e poi per 20 anni ce l'avranno dalla loro parte, diciamo così, no? O comunque sarà un pianeta fondamentale per loro. Quindi rappresenta certamente una generazione, un periodo, un'era, ma questo è importantissimo, no? Oppure se pensiamo alle persone che sono dell'acquario, beh, voi che siete dell'acquario avete Plutone dalla vostra parte per 20 anni, certamente è un'epoca di un certo tipo. Ora, non si ripeto, non bisogna esaltarla, però ha il suo significato. Perché a me sembra anche un po' tutto esagerato, no? Vabbè, perché bisogna fare sensazionalismo, un po' come nei giornali. Lo so che questo è ciò che si preferisce, e se io facessi sensazionalismo avrei più successo, no? Avrei più follower. Però io sono sempre abbastanza... non pacato, però insomma... dico, vabbè, calma, vediamo un po'. Vabbè, comunque, tornando alla questione, vediamo un po' cosa succede per i vari segni. Allora, l'Ariete. Prendiamo, adesso basta tutto questo discorso, prendiamo in considerazione i segni. Come sono adesso, l'Ariete. L'Ariete ha Plutone dalla sua parte, ma chi? Quelli della... voi che siete della prima decade, non tutti gli Arieti, Questo Plutone, certo, nel tempo... prenderai così nei 20 anni, sono tanti, ci vuole un sacco di tempo, toccherà tutti voi che siete dell'Ariete, però per intanto questo video è dedicato, tanto per cominciare, a voi che siete Arieti della prima decade, e più siete dell'inizio, diciamo meglio è, fra virgolette, oppure più siete coinvolti da un punto di vista di Plutone. Se avete il Sole qui all'inizio, Plutone vi sta toccando, in questo momento anche il Sole, perché c'è l'acquario. Ora, ok, questo Plutone è creatività, Plutone è potenza, Plutone è precipizio, pozzo, psiche, e è il seme, è ciò che è potenziale e che poi germoglia. Questo è molto forte nell'Ariete, vedete che l'Ariete è un germoglio, no? Ora, queste sono le corna dell'Ariete, certamente, ma può essere anche un fiotto d'acqua. E tra l'altro può essere un germoglio, infatti quando inizia la primavera tutto germoglia, tutti i fiori fioriscono, eccetera. Vedete che qui, allora, in questo mio disegno mancano tantissimi pianeti, c'era una volta un bel disegno, tutto. Poi c'è stata una catastrofe e ci sono pochissimi pianeti che ho disegnato. Ora qui c'è Plutone, ok? Plutone nel suo domicilio base notturno, e Plutone è il seme. Sotto il segno dell'Ariete c'è il seme che germoglia, no? Si apre. E il seme è fondamentale, c'è questo legame con il mondo octonio, sotterraneo, Plutone. Quindi l'Ariete è molto stimolato da questo Plutone in acquario. Però tenete conto che per intanto, non so gli altri cosa dicono, però per intanto vale solamente, esclusivamente per voi che siete della prima decade. Certo, è un'atmosfera, è un'atmosfera, questo va anche detto. Si crea un'atmosfera generale, perché si sente nell'aria qualcosa, un po' come quando piove, o c'è il vento, o c'è il sole, insomma tutti quanti sentiamo qualcosa di analogo. Però per quel che riguarda l'Ariete, è la prima decade che sente questo. Ora, questa casa qui, quale casa è? Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, è l'undicesima casa, che è proprio quella, ovviamente, dell'acquario, per forza, perché questo è il primo segno. Quindi quella della metamorfosi, della trasformazione, del cambiamento. Ora, il Capricorno sente molto questo. Se voi siete della prima decade, lo sentite. Allora, questo vale per tutto l'anno, tutto quest'anno. Ci sarà un momento, tra l'altro, in cui Plutone torna indietro, torna in Capricorno, poi va di nuovo in avanti, questo sarà in settembre-ottobre. Quindi questo Plutone non tocca in generale tutta l'Ariete, tocca la prima decade. Però se siete della prima decade,
sentite un'energia particolare, voglia di creare. Poi l'Ariete è proprio il segno dell'origine, delle cose nuove, bisogna iniziare, il Big Bang, tutto esplode, come quando arriva la primavera. Adesso siamo qui sotto il segno dell'Acquario, poi andiamo nei Pesci, poi esplode la primavera. Quanta energia, eh? Ci si innamora, esplode la vita. E questo Plutone ha quel tipo di impostazione. Quindi l'Ariete, voi che siete dell'Ariete della prima decade, potete prendere da questo fondo creativo e usarlo per le vostre idee. L'Ariete è vero che per certi versi è irrazionale, Saturno è caduto, però ha un sacco di idee, perché l'Ariete vede l'origine, l'inizio delle cose. Quindi tenetene conto, questo Plutone è molto interessante. Allora, per quel che riguarda invece il Toro, che è il segno che viene dopo, ora qui c'è un po' più di difficoltà. Il Toro per intanto è beneficiato, a Giove dalla sua parte. I Toro che non hanno avuto ancora dei regali ce li avranno durante queste settimane, durante questo mese di gennaio, che comunque è quasi finito, poi però ci sarà ancora febbraio, marzo, aprile, maggio, quindi c'è ancora un po' di tempo, perché Giove transita qui, nel Toro, e quindi avrete tutti dei regali. Giove porta comunque sempre fortuna. Per intanto questo Giove è abbastanza è in conflitto, no? Se guardate qualunque disegno, no, del cielo attuale, vedete che Giove è in conflitto con Plutone. E lì c'è un po' una frattura per intanto. Quindi voi che siete della prima decade del Toro in particolare, avete in questo momento Plutone contro e penso che lo sentite, voi del Toro. È quasi inevitabile. Ora, certo, non bisogna suggestionarsi, io ve lo dico, poi non suggestionatevi, state tranquilli, avete comunque Giove dalla vostra parte, in generale voi del Toro, anche quelli della prima decade. Però sentite che qualcosa è cambiato e questo Plutone toglie un pochettino qualche cosa, è contrario, c'è una quadratura, qui l'energia scorre male, diciamo così, no? Il telefono, insomma, non c'è tanto campo, no? Con il telefono. Qui c'è una quadratura tra questo Plutone e l'inizio del Toro. Ora, questo che punto è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la decima casa. Quindi la decima casa comunque vi segnala il fatto che dovete essere voi della prima decade, in particolare Toro, quindi è tutto una spiegazione che si lega molto alla prima decade, partendo da Plutone. Inevitabilmente dovete puntare sulla vostra realizzazione professionale, creare qualcosa di nuovo. Questo è possibile perché anche quando il pianeta è contrario si creano delle cose, no? Anzi, magari lì si crea anche il meglio, dove c'è uno sforzo, una fatica, è dalla fatica che nascono le cose migliori, diceva anche Freud, no? È il lavoro che ci porta ad avere un aumento della psiche. Da questo la psiche, coscienza, eccetera, però insomma là dove c'è una fatica si ottengono delle cose molto buone. È vero che voi della prima decade Toro sentite che c'è qualcosa che non va, però potete anche creare molto grazie a questo Plutone che sta proprio qui all'inizio. Poi i gemelli. Allora, i gemelli sono privilegiati, certo, poi i gemelli sono il segno dell'anno, cioè non dell'anno prossimo, di quest'anno, sto dicendo l'anno prossimo da un punto di vista astrologico, perché a partire da giugno i gemelli avranno Giove dalla loro parte. È vero che una cosa che rompe un po' le scatole, purtroppo, sarà Saturno, che per intanto è stato qui all'inizio dei Pesci e poi si sposta, comincia a muoversi, proprio mentre Giove transita qui e va a rompere le scatole, poi i gemelli, no? Qui si crea una quadratura. E questo un po' rovina un po' la festa, ma per certi versi un pochettino, però non preoccupatevi, Giove pur sempre Giove, e quindi voi dei gemelli comunque sarete privilegiati. Su questa questione di Saturno bisognerebbe dire qualcosa, poi ci tornerò quando arriva il momento. Comunque è vero che Saturno contro un po' toglie energia a Giove, non è un Giove pieno, però pur sempre fortuna, E poi, allora, per voi che siete della prima decade, dei gemelli, avete Plutone, vedete qui c'è un trigono, 120 gradi di distanza. Allora, se tu sei dei gemelli e hai il sole proprio all'inizio, hai Plutone dalla tua parte.
Tra l'altro, ieri ho fatto un video in diretta e qualcuno mi ha detto: raccontaci di Plutone nei gemelli. Ed io all'inizio ho detto: no, sono stanco. Poi alla fine ho spiegato lo stesso, perché poi alla fine spiego sempre tutto. Ma Plutone nei gemelli è molto forte, Plutone è esaltato nei gemelli. Plutone, il pozzo, la vertigine. Il segno dei gemelli è estremamente leggero, nel senso proprio ama la leggerezza. Poi è un segno simpatico, anche comico, che ha bisogno di comunicare tantissimo, di essere allegro. È proprio il segno dell'adolescenza, ma come l'adolescenza contiene qualcosa di oscuro, una difficoltà, se vogliamo, Ma anche qualcosa di interessante, questo Plutone che è un pozzo, è la psiche, è qualcosa che, da cui continua ad uscire, a uscire, da questo pozzo escono continuamente delle informazioni inconsce, e i gemelli ne possono approfittare. Ma lì c'è l'aspetto buio dei gemelli. I gemelli non sono solo così leggeri come appaiono. C'è l'aspetto brillante, ma c'è l'aspetto anche oscuro. Ora, questo Plutone si associa ai gemelli, a voi che siete della prima decade, e questo è interessante perché è il vostro pianeta. Voi dei gemelli, naturalmente riguarderà 20 anni, quindi se siete dei gemelli, per 20 anni, adesso dipende dall'età che avete, no? Se avete 30 anni, 3, 4, fino a 50 anni, avrete Plutone dalla vostra parte, ci sarà il momento in cui Plutone si associa a voi. Per intanto Plutone è durante quest'anno, si associa solamente a voi che siete della prima decade. Questo porta a delle idee straordinarie. Potete attingere da questo pozzo infinito che è Plutone. Quindi ci saranno delle idee grandiose per voi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Queste saranno una casa che è quella anche delle idee grandiose, cioè del panorama. È la casa del viaggio, del Sagittario che viaggia, ma si viaggia anche con la mente. Quindi idee potentissime per voi che siete della prima decade. Lo so che gli altri dicono: vabbè, e noi? Noi, per tutti gli altri, c'è un'atmosfera che è simile, è analoga. Cioè, anche per voi che siete dei gemelli della seconda decade o della terza, avete un po' questa atmosfera. Perché comunque si sente, in generale. Io che non sono particolarmente collegato a Plutone, qui, tenendo conto di questo Plutone qui all'inizio dell'acquario, sento comunque questa atmosfera, a modo mio. Nonostante non abbia dei collegamenti particolari, lo sentiamo tutti, è un'atmosfera generale, no? Poi cercherò di spiegare meglio in qualche altro momento. Anche di confusione, perché l'acquario è un segno turbinoso, c'è anche questo elemento, no? Confusione, rimescolamento, caos, però da cui può nascere sempre qualcosa di nuovo. Poi c'è il cancro, ora il cancro non è particolarmente legato a questo Plutone, quindi lasciamolo tra parentesi. Il leone, ecco, il leone della prima decade ha Plutone contro, questo va detto. Il leone avrà Giove dalla sua parte, fra voi che siete del leone, a partire da un certo punto in poi, da giugno, avrete Giove dalla vostra parte, quindi state tranquilli, avrete 12 mesi con Giove dalla vostra parte. Avete avuto Giove contro, e ce l'avete ancora qui in Toro, quindi questa roba vi rompe un po' le scatole, però poi Giove transiterà a vostro favore. Quindi state tranquilli. Questo Plutone, beh, sarà contro il Leone in un modo preciso, 180 gradi, proprio, cioè una frattura assoluta con il Leone, sarà contro questo Plutone per 20 anni. Però sapete, è uno sfondo, non bisogna neanche portare queste cose all'estremo e dire: vabbè, è una catastrofe. Non è una catastrofe, è una situazione, è un'atmosfera generale. È vero che il leone è il segno del re regale, qui abbiamo il popolo che potrebbe insorgere, tipo rivoluzione francese, questa storia. Tutti gli astrologi lo dicono, no? Cioè, è legato alla rivoluzione francese, è vero. Il leone invece è proprio il segno del re, quindi qualche testa potrebbe cadere, potrebbe. Naturalmente lo dico in modo figurato, non credo, non siamo più a quei tempi là, ma effettivamente il leone potrebbe perdere dei colpi nel tempo, durante i 20 anni prossimi. Questa è una cosa anche da approfondire eventualmente. Per intanto, durante quest'anno, chi è colpito è solamente, oppure insomma, chiaramente qualcuno è dell'inizio del leone,
e lì siete colpiti da questo Plutone. Questo vi disturba, ma insomma non è Saturno, eh? Non è Saturno. Il pianeta peggiore da avere contro è Saturno, perché toglie, elimina, destruttura. Oppure Giove che ti toglie fortuna. Plutone contro vuol dire che la creatività ti viene un po' a mancare e c'è un aspetto inconscio che non va un po' a farsi friggere e quindi ti devi basare su qualcos'altro. Ma il leone è un segno molto forte, luminoso, pieno di possibilità, che è una potenza, no? Sua, personale. Quindi quando c'è il pianeta contro bisogna utilizzare le proprie risorse. Voi che siete della prima decade del leone, avete Plutone contro durante tutto quest'anno, è grave, ma un po', ma neanche così tanto. Io non lo vedo così grave. Ci sono quelli naturalmente che vedono le cose in un modo estremamente oscuro. Viene a mancare un po' la creatività. Se siete degli artisti, dei creativi, questo Plutone certo non è della vostra parte, non vi aiuta. Dovete puntare su quello che già sapete e che già conoscete. E c'è una rivoluzione in atto, diciamo, è il popolo, è l'insurrezione, no? La rivoluzione francese, ma no? Quello che dicono tanti, che è anche vero, che è contro di voi, no? Che siete regali, che siete sul vostro trono, è difficile depodestarvi, però è vero che Plutone vi può disturbare, voi che siete la prima decade. La Vergine non è così coinvolta, però io che sono della Vergine comunque sento, no, questa atmosfera. La Bilancia, però salto un po' la cosa, no? La Bilancia, beh, la Bilancia è aiutata, certamente, per chi è della prima decade, questo Plutone è estremamente buono. Per la Bilancia, allora, uno, due, tre, quattro, cinque, la quinta casa, quella della creatività. La Bilancia, che è un segno di bellezza e di ragione, che cerca sempre ciò che è bello e razionale, con questo Plutone dalla sua parte può fare delle cose meravigliose, no? Creare, oppure, anche se non create niente, però andate a cercare il bello e il razionale che si congiungono grazie a questo Plutone. Molto favorevole, molto carino, molto bello, eh? Qui si crea proprio un trigono. Fra voi che siete della prima decade, è qui, la prima decade dell'acquario. Lo scorpione, beh, lo scorpione, se siete della prima decade, avete durante quest'anno Plutone contro. È grave, anche qui, vabbè, voi comunque nella vostra struttura avete Plutone, voi dello Scorpione. Plutone è proprio un pianeta dello Scorpione, in particolare, certo dei gemelli perché è esaltato nell'Ariete, perché nel suo domicilio base, lo Scorpione, nel suo domicilio primario, forse lo Scorpione potrei dire che è il segno che più contiene, comprende Plutone. Proprio Plutone è un pianeta che appartiene allo Scorpione. Plutone, Ade, che rapisce Persefone, la porta sottoterra, quindi veramente è qualcosa che appartiene allo Scorpione. Il fatto che non sia della vostra parte, ma vi danneggia, ma relativamente, voi comunque siete comunque plutonici. Qui teniamo conto della casa, 1, 2, 3, 4, quarta casa, quindi dovrete guardare, voi che siete della prima decade, qualche cosa che riguarda di più la famiglia, è lì che si sposta l'aspetto inconscio, le cose nascoste, segrete. La famiglia avrà un grande ruolo per lo scorpione della prima decade, voi che siete della prima decade durante quest'anno, e poi per 20 anni gli bisognerà fare questo discorso che riguarda un po' tutti, la quarta casa. La quarta casa significa anche, so, forse cambiare casa, nuovi appartamenti, una nuova casa, il problema della casa. Plutone P come problema, la casa e anche la famiglia, come mi devo. Come devo, diciamo, risolvere questa questione della famiglia? Per chi ha qualcosa in famiglia che non funziona perfettamente, qui bisogna mettere a fuoco. Poi penso alle persone che hanno comunque una famiglia e lì la famiglia avrà tutto un ribollire, succederanno delle cose molto interessanti, forse anche un po' disorientanti all'interno della famiglia per lo scorpione. Ma lo scorpione è un segno che sa reagire molto bene, non sarà questo che vi distrugge. Per intanto questa questione di Plutone contro è solamente all'inizio, eh? Per voi che siete alla prima decade. Sagittario, beh, il Sagittario ha Plutone dalla sua parte, qui c'è un sestile, quindi Sagittario buono, no? 1, 2, 3, terza casa, comunicazione. Sagittario è un segno maestro che conosce tante cose e qui avete la possibilità di comunicare
in un modo creativo, evolutivo. Poi cosa avete in comune con l'Acquario? Nettuno, quindi l'evoluzione, la trasformazione, il cambiamento, l'avventura, andare verso un nuovo futuro. Voi che siete della prima decade siete avvantaggiati da questo Plutone, avete delle idee straordinarie durante quest'anno e le potete comunicare agli altri grazie a questa terza casa. Capricorno, vabbè, qui si crea cioè un semisestile 30 gradi, quindi anche buono, non è assolutamente contro, anzi a favore. Questa è la seconda casa, che è quella che riguarda le questioni materiali, e quindi avrete delle idee che vi servono per costruire qualcosa da un punto di vista concreto. Voi amate molto la concretezza, tutti i segni di terra l'amano, voi del Capricorno in particolare, e avrete delle grandi possibilità, avrete delle idee, penserete, ma posso fare così per creare qualcosa di nuovo che serve, che mi serve da un punto di vista concreto, materiale. Poi, vabbè, chiaramente arriviamo qui all'Acquario, per voi che siete dell'Acquario, in questo momento siete molto sottolineati, avete anche Plutone, voi della prima decade in particolare, avete il Sole e Plutone addosso, quindi avete un sacco di energia, tante idee, siete immaginifici, visionari, pensate a delle cose enormi, guardate al futuro, quante idee. L'Acquario ci regala sicuramente idee straordinarie, no? Ci porta al futuro. Quindi tenete conto di questo, soprattutto voi della prima decade. E voi della prima decade sarete privilegiati da un punto di vista creativo per tutto quest'anno. Questa è la cosa fondamentale, direi. Poi il segno dei pesci, pure, è buona relazione qui, vedete Plutone che si lega qui con un semisestile. Anche voi dei pesci avete questo Plutone, voi della prima decade per tutto l'anno, buono, nel senso che allora questo sta alle vostre spalle, dodicesima casa, voi che siete proprio il segno comunque della visione estremamente ampia, oceanica, avete proprio Plutone nella casa dell'oceano e voi che siete della prima decade, insomma, avete delle idee fenomenali. Io credo che qui ci saranno veramente dei colpi di genio straordinari per voi della prima decade dei pesci. Ora, finisco qui dicendo che questa è un'atmosfera, c'è un'atmosfera, è cambiata l'atmosfera. Io stesso, che sono della Vergine, non ho parlato troppo della Vergine perché non è che coinvolge troppo questo Plutone e la Vergine in un modo diretto, né in negativo né in positivo, però sentiamo che sta cambiando qualcosa, c'è qualcosa di turbinoso. Tenete conto che l'Acquario è un segno estremamente turbinoso, è un twister, è proprio un tornado, e un po' crea casino, tutto diventa un po' così confuso. Allo stesso tempo è necessaria questa confusione, è necessario questo caos per generare delle nuove idee. Ma ci tornerò su e vi spiegherò meglio, se ce la faccio, penso di sì, altre cose che riguardano questo Plutone. Vabbè, vi saluto e siate molto felici, ciao, alla prossima volta.